ragazzi, sono Ben Wolfress e questo è il decimo episodio dedicato a Super Lucky Stale. La nostra bolpettata posa andrà a rotolare verso il rotolamento frutta. Andiamo! Guarda un po' che livellino che abbiamo qua. Si torna al 2D, ragazzi. Ma qui c'è una ruota e qui c'è la prima lettera. Signori, l'istinto da videogiocatore che ti porta a esplorare le cose più impensate ha colpito ancora. Ci facciamo la prima lettera che voleva sfuggirci e invece... Ottime queste monete invisibili, ci evitiamo anche. Ma qui c'è una pianta fantastica. Ok, ne scendono due, va bene così. Aspetta un po'. Ok. No! No! Sì! No! Mamma mia, ragazzi! Che ansia queste cose! Perché dovremmo saltare su una sorta di noce di cocco? Perché? Ma dai, ci ha colpito un cetriolo? Ecco, nella lista di cose che non pensavo mi sarebbero mai capitate in questo gioco, ma in generale nella vita, era essere colpiti da un cetriolo. Raggiungiamo i checkpoint e questo è bene. Quanto sono belli i livelli 2D, ragazzi, quanto sono belli i livelli 2D. L'abbiamo rotto? Comunque qui sotto c'è una lettera incredibile che non è passata inosservata. E ovviamente ce la pappiamo tutta. No, queste cose non mi piacciono, queste cose non mi piacciono. Aia, avevo detto che non mi piacevano. Però ci servivano per la cappa. Fanculo, ragazzi, abbiamo perso un sacco di cuori inutilmente. Va bene, riproviamoci. Per fortuna c'è il checkpoint e soprattutto ci conserva, per fortuna, questo gioco tutti quanti i progressi. Mi hanno messo... Ah, vabbè, allora sei stronzo. No, ragazzi, non mi salta bene. Non mi salta bene mai nella vita. Qui c'è una parte segreta. Oh, ma io non ci vedo. Secondo voi, ecco, cosa mi dà per perdere tutte le monete? Lo stavo appunto dicendo. E sempre secondo voi, in cima, ci sarà o no una lettera segreta nascosta dal soffitto? Ve lo dico subito. No. Adesso siamo stati sospettosi noi, inutilmente. Ok, ragazzi. E questo negoziante... Me la vendi qualcosa? No. Oh, a me dava l'idea di essere un negoziante, eh. Ok, qui abbiamo bisogno assolutamente di un checkpoint per avere indietro le vite. E vabbè, ci prendiamo la botta e pazienza, ragazzi. Oh, ma davvero? Ok, telecamera infame, quanto era grande quella palla. Io qui? Ah, ecco come dovrei fare qui. Stavo appunto dicendo, io qui come dovrei cavarmela, perché non vedevo come. Allora, oh vacca boia, qui che mi tocca fare per un cuore. Qui c'è uno switch. Ah, ok, grazie. Effettivamente poi risalire poteva essere un problema. Dove sono? Ok. Corri. Corri, ragazzo, laggiù. Ci manca una lettera. Dannazione. Non abbiamo trovato una lettera. Che peccato. Andiamo.
Abbiamo preso soltanto due quadrifogli. Siamo andati abbastanza male, diciamo la verità, siamo andati abbastanza male. Abbiamo sbloccato il livello Melma Boys. Sapete che vi dico? Che lo famo subito, va. È talmente presto che lo famo subito. Perché sto livello è di bellissimo, bellissimo. Era particolarmente corto. Andiamo! E andiamo a fare i Melma Boys. Probabilmente questo video facendo due livelli sarà un po' più lungo, ma sti cazzi. Grazie, benvenuto, ma... Non riesco più a uscire. Non riuscivo più a uscire, ragazzi. Va bene, va bene, va bene. Non ho visto comparire il solito boss. Non vedo neanche lettere extra. Sto livello un po' troppo pacifico per adesso, Le mie rudi maniere. Ah, oh, Dio, ma voi siete solo in gruppo. Pensavo fosse tipo un nemico. Va bene, dobbiamo trovare 6 interruttori, ragazzi. Oh mio Dio, i Melma Boys. Adesso l'ho viste davvero tutte, Ah, ok, va bene. Attiviamo i riflettori sul concerto, attiviamo. Ya! Monete invisibili. E interruttore, so yeah! E sono 2, ragazzi. Il problema è che essendo questo qui un livellino a ricerca. E come faccio a pia con la Y? La piglieremo dopo. Sono moderatamente convinto che la piglieremo dopo. Ricordiamoci che l'abbiamo vista, No! Bastardo. Vabbè, non ce la facciamo più. Pigliamoci questi diamantini qua. Vediamo cosa ci aspetta dopo. Oh. E qui sopra volete che non ci sia un interruttore? C'è una falena. Allora. Ok. Mamma mia. Così lontano dobbiamo andare? No, 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 abbiamo perso un pezzo. Vabbè. Addirittura un quadrifoglio? Io mi aspettavo il solito diamantino sfigato. Qui c'è qualcosa. Io mi aspettavo seriamente il solito diamantino sfigato. E invece il gioco ti sorprende a volte. Il gioco a volte ti sorprende tantissimo. Allora, andiamo di qua. Di qua abbiamo già visto che c'è un interruttore. Ok, 3 su 6. Ah, il microfono! E soprattutto ci fa andare qua sopra. Non pigliamoci. Rischio. Ma perché devo rischiare così? Perché devo rischiare così? Quando sicuramente si può andare ancora più in alto. Vedete? Era ovvio si potesse andare ancora più in alto. Ci manca la U, signori, Ci manca la U. Hop. Devo scendere qua per forza. Ok, e qua c'è un altro interruttore. Bene così, bene così, bene così. Siamo a 4 su 6. Una vita! Non lo vedevamo da un sacco di tempo. Eccola la U, eccola. Bene così. Qui abbiamo fatto tutto? Sì, dai. Il cuore ce lo teniamo, ragazzi. Monete invisibili everywhere. Anche qua. 5 su 6. Ce ne manca uno, signori, Lì c'è la Y che avevamo visto prima, dove stava. Mm.
Ho un dubbio sull'ultimo interruttore. Dove diavolo si trova? Ci manca anche la K. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Fatemi guardare bene qui intorno. Noi prima siamo andati qui. Ecco l'ultimo interruttore, l'ho visto. L'ho visto, ragazzi. Ultimo interruttore trovato. 6 su 6. Ma come si festeggia? Quadrifoglio di fine livello sicuramente. Ma oh, guardate se devo assistere al concerto counter in questo gioco. Ma adesso è qui sotto c'è un'altra cassaforte? Tipo quella che si è aperta là? Ora, il mio dubbio è, entrando là dentro, pongo fine al livello. Quindi non posso cercare la lettera che mi manca. Il problema è che non so davvero dove si possa trovare. C'era, esatto, il tasto per cercare. Ah, lì c'è un diamante. Eccola, eccola, eccola. Trovata. L'avete vista? Lì sopra. Sicuramente quando abbiamo perso le lettere negli altri mondi è perché non abbiamo usato bene questa funzione di ricerca, diciamo. Che carogna mettere comunque le lettere così vicine, eh? Che carogne, signori. E adesso possiamo andarcene via. Adesso possiamo andarcene via. Entriamo. E quadrifogliamoci. Bene signori, anche questo doppio livello è stato completato e siccome io incredibilmente mi sto ricordando, se ci pensate bene, ciao diamantino gratis, esatto, qua c'era una statua che si sbloccava a 40 quadrifogli. Mazza, 49 ce ne sta un'altra? Seriously? Va bene così. Ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un video doppio ma meritato. Se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo i suoi live anche su Twitch, da lunedì al venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima. Ciao!